Questa grande tela, firmata e datata 1861, raffigura e racchiude in sé tutta quella che è l'esperienza del pittore nel suo primo viaggio in Medio Oriente, quando al seguito del ministro plenipotenziare Prosper Bouret nel 1854, per 2 anni riuscì a accompagnare questa missione diplomatica alle volte della Persia. Da tutti gli appunti che lui ha preso durante il suo viaggio, riempendo con grande velocità i suoi libretti, Pasini, ritornato nel 1956 in Europa e in Italia, comincerà a produrre su piccole e grandi tele quelli che sono i suoi ricordi di questa grande terra e di tutti gli usi di questo popolo arabo, che lui ritrae senza accentuare nelle ricchezze e negli squallori, ma proponendolo proprio come un mondo culturalmente vicino a quello europeo e ritraendo, come si vede in questo dipinto, la guerra non nei suoi accenti violenti o cruenti, ma questi guerrieri sono come partecipanti a una campagna di caccia più che a una missione punitiva di guerra. E i bagliori del fuoco, quelli che brucia sullo sfondo, in realtà sono gli stessi colori delicati e rosei che vediamo nel cielo.